Ciao a tutti! Ti è mai capitato mentre giocavi a mobile di temere che il tuo account venisse compromesso? Non preoccuparti, oggi ti insegneremo come renderlo più sicuro. Vogliamo fornirti precauzioni efficaci in termini di impostazioni dell'account e funzionalità di sicurezza in modo da mantenerlo sempre protetto. Per prima cosa, assicurati di registrarti ed accedere a mobile attraverso il tuo account Moontoon piuttosto che tramite gli account delle piattaforme social. L'account Moontoon ha infatti la possibilità di essere recuperato più facilmente in caso di compromissione. Inoltre, per migliorare ulteriormente la sicurezza, assicurati che l'indirizzo email associato al tuo account Moontoon appartenga ad un servizio di posta affidabile e sicuro. Se provieni da alcune regioni, puoi collegarvi anche il tuo numero di cellulare. Questi due passaggi ti aiuteranno nel recupero dell'account qualora gli hacker entrino in possesso dei tuoi nomi utente e password. E cosa succede se il mio account è ancora compromesso anche dopo aver seguito queste indicazioni? Non ti preoccupare, siamo qui per aiutarti. Innanzitutto procedi con il cambio della password del tuo account Moontoon. Tale passaggio ti richiederà di accedere alla tua email per eseguire la verifica. Subito dopo provvedi a disconnetterti da tutti i dispositivi con i quali hai effettuato l'accesso al gioco. Mobile conserva sempre un registro dei dispositivi utilizzati precedentemente. Ciò ti permette di individuare dispositivi sconosciuti in termini di attività di accesso anormali. Infine, controlla se l'hacker ha connesso il suo account di mobile ad una piattaforma di terze parti. Nel caso in cui lo abbia collegato ai suoi profili social, puoi utilizzare la funzione di disconnessione e riconnetterlo al tuo account social per migliorare il livello di sicurezza. Non è facile effettuare il recupero. Se desideri portare la sicurezza del tuo account ad un altro livello, ti consigliamo di attivare queste due funzionalità. Per prima cosa, attiva la verifica secondaria. Questa funzione ti permette di impostare una password secondaria per attività come i regali e le connessioni dell'account. Dopodiché, procedi con l'attivazione della verifica secondaria di nuovi dispositivi, in modo da bloccare tutte le attività di accesso non autorizzate. Ci auguriamo che questo episodio ti abbia dato una più chiara idea su come mantenere il tuo account protetto. Nel frattempo continueremo a migliorare le funzionalità relative alla sicurezza di mobile per rendere più sicuri i tuoi progetti di gioco e i tuoi acquisti futuri. Alla prossima! Ci vediamo nella Lalla dell'Alba.